Oggi vediamo questi due gadget molto interessanti, tra i quali questo mi piace parecchio, potrebbe essere un bellissimo regalo per qualcuno. Che cos'è? Una penna multifunzione molto particolare. Nonostante questa penna sia tutta in lega di alluminio molto resistente, come puoi notare pesa solamente 53 grammi, qui abbiamo un magnete, quindi si può fissare da qualche parte eventualmente. Perché dobbiamo fissarla? Perché contiene anche una luce a LED multifunzione. Questa luce a LED si può girare a 360 gradi, adesso vedremo il perché, qual è l'utilità. Da chiusa o aperta possiamo utilizzare questo pulsante qua per accenderla e tenendo premuto possiamo anche aumentare l'intensità fino a 130 lumen. Non solo cliccando due volte possiamo anche avere un segnale d'emergenza. Questa è la torcia della penna al minimo. Praticamente vedi solamente dove stai camminando. Questo è il livello medio, vedi un po' di più. Questo è il livello massimo della torcia della penna. Carina però, illumina bene. Vediamo la modalità emergenza. Certamente tramite il magnete possiamo fissarla su una superficie metallica e direzionarla a nostro piacere per vedere eventualmente al buio, ma non è solamente questo. Infatti, come puoi notare qui, se tiro posso girare questa parte per utilizzarla come penna, per esempio. Nella scatola abbiamo il manuale di istruzioni in tutte le lingue, compresa la lingua italiana, che adesso utilizzerò per scrivere e farti vedere che è una penna normale con la quale potresti scrivere. Ma non è solamente questo, perché se la giri da questa parte abbiamo questa punta particolare fatta in zirconio che è molto resistente, con la quale potresti rompere per esempio il vetro di una macchina in caso di emergenza o qualsiasi altra cosa. Ma non è finita qui, perché all'interno della scatola arrivano altre testine, altre punte che potremmo utilizzare. Questa testina per esempio si può utilizzare con un cellulare o un tablet o anche una lavagna elettronica per disegnare. Quest'altra testina invece è molto più interessante, perché è una testina che scrive all'infinito. Non è una matita, ma è metallica. Al contrario delle matite non si può cancellare. Scrive su qualsiasi tipo di carta, anche sul cartone. E per quanto riguarda la testina a inchiostro, come puoi notare è una testina standard che puoi trovare in qualsiasi penna, però è un po' corta, quindi se dovessi esaurire le quattro testine di scorta che ti danno in più a quella già montata all'interno della penna, potresti recuperare qualsiasi altra penna a inchiostro che sia esaurita, mi raccomando. Se la dovessi tagliare da piena potresti riempire di inchiostro dappertutto. Ecco, potresti semplicemente infilarla qui all'interno e continuare ad utilizzarla con questa penna. Nella confezione ci sono anche due guarnizioni o ring di scorta che si montano sulle testine varie. Naturalmente, essendo la luce a LED inclinabile, potresti utilizzarla per scrivere e vedere al buio, molto utile. Ecco, l'unica cosa che avrei voluto in più in questa penna era un connettore di ricarica USB-C, perché come vedi il cavetto in dotazione è micro USB. La seconda cosa che volevo farti vedere oggi è questa nuova torcia della Uben, la L1, ed è interessante perché è una torcia bidirezionale, potresti attivarla sia frontalmente che lateralmente. E l'utilità di questo, ovviamente, perché attivando tutte e due le luci a LED, ecco, potresti vedere sia davanti che dove stai camminando. Molto utile il fatto che la testa della torcia si possa girare a 180 gradi, essendo questa luce qui più direzionale rispetto a questa. Non solo, anche perché potresti utilizzarla per allargare e illuminare il fascio di più. Non solo, è ancora più utile questa cosa quando fissi la torcia su una superficie metallica, che sia verticale o orizzontale, per poter illuminare la superficie che vuoi. Si alimenta tramite una batteria gigantesca agli ioni di litio 21700 da 4800 mAh, e se utilizzi la luce LED frontale ti durerebbe 60 ore, mentre se utilizzi la luce ausiliaria ti durerebbe circa 90 ore. Bene, questa è la luce frontale della torcia L1, questo è il minimo, livello medio,
livello massimo. Niente male. Questa è la torcia laterale della L1 a livello minimo. Questo è il livello medio e il livello massimo. Accendo tutte e due. Oh, bellissimo, perché illumina sia davanti che dove stai guardando a terra. Molto utile. Accendo la torcia laterale, la spengo. Accendo, spengo. Spengo la torcia frontale e accendo laterale. Con tutte e due le torce vedo sia dove sto camminando ma anche davanti. Molto utile. Come vedi qua sulla scatola, la luce ausiliaria, quella laterale, si può scegliere tra due microchip a LED, l'Osram P9 con una temperatura di 5000K o il Nikia 590A. Ovviamente l'Osram è da 1000 lumens ed è molto più efficiente del Nikia 590A, infatti durano tutte e due 90 ore, d'altra parte costa leggermente di più. Per quanto riguarda il range massimo al quale arrivano tutte e due è di 104 o 102 metri, mentre la luce frontale arriva a 350 metri. La massima luminosità della luce frontale è di 2000 lumen e qui abbiamo due pulsanti con i quali possiamo attivare o disattivare o cambiare anche la luminosità di ogni luce, ed è ovviamente come tutte le torce della Uber resistente all'acqua IP68, quindi si potrebbe tranquillamente immergere sott'acqua fino a 2 metri per un'ora senza problemi. Per quanto riguarda invece la resistenza agli urti, come puoi notare è tutta metallica in lega di alluminio ed è resistente agli impatti fino a 1,5 metri di altezza. Nella scatola abbiamo il manuale di istruzioni, abbiamo due o-ring di scorta eventualmente da sostituire col tempo, perché quella montata ovviamente si deteriorerà, si seccherà nel tempo. Nella confezione abbiamo il laccio regolabile da polso per sicurezza, per non farla cadere o ancora peggio perderla nel buio, e abbiamo anche la custodia da cinturino che si può mettere anche sul laccio di uno zaino, e abbiamo il cavetto di ricarica USB-USB-C che dovrai utilizzare per ricaricare la torcia tramite questo connettore che si trova qui a lato. Come al solito ti lascio il link super coupon sconto questa volta su Amazon nella descrizione del video in occasione del Prime Day. Se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti. Nel frattempo ti saluto e ciao, alla prossima.